Sia lodato Gesù Cristo. Stasera, brevemente, voglio condividere con voi una riflessione che ho fatto. Vedete, noi tante volte siamo tentati, no? A livello particolarmente, dico, mentale, ma può essere anche una tentazione, diciamo, attraverso persone, attraverso oggetti, eccetera, immagini, suoni e tante altre cose. Ora, vedete, di fronte alla tentazione, no? Noi a che cosa siamo spinti? Siamo spinti al peccato. Però attenzione bene, siamo spinti al peccato. In quanto non capiamo bene che cosa ci sta dicendo Dio attraverso quella tentazione. Perché faccio un esempio, no? Vedo un bel diamante che non è mio, sta là, lo posso rubare, sono attirato. E lo prendo il diamante. Ma attenzione bene, quella tentazione, quella attrazione che io sentivo per quella cosa, in realtà, se noi andiamo più profondamente, però a un livello profondo, sapete che cosa vuol dire quella tentazione? In realtà, il vero significato è un altro. E cioè, il vero significato è che, vedi, quell'oggetto prezioso significa Cristo. Che significa allora? Significa che tu sei attirato verso quell'oggetto. Che significa questo? Significa che ti manca qualcosa, ma non ti manca quell'oggetto. A te manca Cristo. Quindi, quella tentazione, attraverso quella tentazione, Dio ti sta dicendo un'altra cosa. Stringiti di più a Cristo, perché ciò che è prezioso è Cristo. Il bene, quel misero bene, che noi normalmente cerchiamo di prendere quando siamo tentati, ed è un bene di peccato, no? Dobbiamo renderci conto, in realtà, che attraverso appunto quel bene, il Signore ci sta dicendo un'altra cosa, che noi abbiamo bisogno, non siamo completi, abbiamo bisogno ancora, siamo ancora poveri, ma siamo poveri di Cristo. Quindi in realtà, quando tu senti la tentazione verso qualsiasi cosa, tentazione è sempre una tentazione verso un certo bene, eh? Certo bene, che non è il vero bene, ma è un certo bene. Quella tentazione, in realtà, attraverso quella tentazione Dio ti sta dicendo un'altra cosa. Tu hai bisogno del bene infinito che è Dio. Hai bisogno del bene che è Cristo. Non prendere quello, non fare quel peccato. Stringiti di più a Cristo. Noi cadiamo nel peccato, quindi nella tentazione, sapete perché? Perché non sappiamo capire bene cosa vuole Dio, cosa ci vuole dire Dio attraverso quella tentazione. Attraverso ogni tentazione Dio ci sta dicendo, ti devi stringere più a Cristo. Non devi peccare, non devi cedere alla tentazione, ti devi stringere di più a Cristo. Capite? Quindi che significa questo? Quando avete le tentazioni, rendetevi conto, trasferite, imparate a saper, diciamo, spostare l'oggetto del vostro desiderio dalla tentazione, da quell'oggetto misero, al Cristo, a Gesù, alla Trinità. Quindi, quando sentite quel trasporto verso quelle cose,
Imparate a, con l'aiuto di Dio a trasferire questo trasporto verso Cristo, perché voi avete bisogno di Cristo. Noi abbiamo bisogno di Dio, non di queste misere cose. Abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo bisogno di Dio. Fino a quando non saremo in paradiso, non saremo completi. Qui giù abbiamo bisogno, ma non abbiamo bisogno di peccare, abbiamo bisogno di Dio. Attraverso la tentazione Dio ci dice questo. Quindi quando ci vengono le tentazioni ricordiamoci di questo e diciamo: io mi devo attaccare più a Cristo. Questa tentazione mi sta dicendo, attraverso questa tentazione Dio mi dice: guarda che tu non sei già in paradiso, manchi, manchi, ma non manchi di quello che ti sembra, che c'hai davanti agli occhi, che ti sembra verso cui ti sembra di essere, verso cui sei attratto e che ti sembra appunto che ne manchi, no? Tu manchi di Cristo. Quindi, vedete, quando ci vengono le tentazioni, noi dobbiamo fare un lavoretto profondo, cioè imparare a trasferire quel desiderio ardente in Cristo. Io ho bisogno di Cristo, veramente. Quindi che significa questo? Devo pregare di più. Quella tentazione mi deve portare a pregare tanto, tanto, proprio come se io avessi sete di Cristo. Perché la tentazione apre sempre, ci fa capire che noi c'è una sete. Che noi, la tentazione ci fa pensare che la sete sia una sete di cose materiali, di piaceri, eccetera. Ma in realtà, in profondità, Dio ci sta dicendo un'altra cosa. Attraverso quella tentazione, ci sta dicendo: tu hai sete di Cristo. Bevi Cristo, bevi, immergiti in Cristo, prega, prega, prega Cristo proprio con quel desiderio, con quella sete, capito? Tu senti quella sete per le cose, per i piaceri di questo mondo, per le delizie di questo mondo. Devi renderti conto che non è questo ciò di cui hai bisogno. Tu hai bisogno di Cristo, la tua anima ha sete di Cristo. Non di piaceri di questo mondo, di cose di questo mondo, di soldi, di vita. Tu hai sete di Dio, hai sete di grazia. Questo, la tua anima sete. Noi abbiamo sete, abbiamo sete. Abbiamo sete di Dio, ricordatevelo. E quindi dobbiamo pregare con questa sete: Signore, io ho sete di te, io ho sete di te. Le tentazioni, guardate, misteriosamente, la tentazione, se tu sai leggerla, e ti illumina su te stesso, perché ti fa capire che tu hai sete, hai fame, desideri, ma non i piaceri. Tu, la tua anima, sete di Dio. Bellissimo questo, eh? La tua anima, sete di Dio. Tu sei assetato, sei un assetato, ma di Dio, renditene conto. E questo vale anche per me, vi sto dicendo quello che tu sei affamato, renditene conto, la tua anima è affamata. Sei affamato di Dio, la tua anima desidera Dio, grida Dio, non te ne rendi conto. Ti senti il tuo corpo che grida, che vuole quei peccati, invece devi sentire più a fondo, è la tua anima che grida, è la tua anima che grida, è la tua anima che è assetata. E non è assetata di piaceri come puoi pensare tu. La tua anima assetata di Dio, assetata di grazia, assetata di Cristo. Quindi devi dare alla tua anima Cristo, devi bere Cristo, devi nutrirti di Cristo, devi saziare la tua anima di Cristo. Allora, cari amici, vedete, la tentazione letta in questa luce è misteriosamente letta in questa luce, la tentazione ci attira a Cristo. Ci attira a Cristo, attraverso la tentazione Dio ci sta attirando a Cristo, ci fa capire che siamo degli assetati di Cristo, abbiamo bisogno di Cristo. E quindi, letta in questo modo, la tentazione ti spinge, deve spingere ad abbracciare Cristo, ad abbracciare la croce, perché tu sei un assetato del vero Cristo, il vero Cristo cammina sulla croce, quindi sei assetato anche di croce, misteriosamente. Di questo ha sete la tua anima, capisci? La tua anima di questo ha sete, di questo ha sete la mia anima. Questo è questo che ti veramente appaga l'anima, non queste schifezze, i peccati non ti servono a niente se non a farti crescere la sete, a farti stare peggio. Bene, cari amici, quindi quando vi verrà una tentazione, imparatela a leggere, imparate a leggerla in questa luce. Attraverso quella tentazione Dio ti sta dicendo: oh,
La tua anima è assetata di Cristo. Bevi Cristo, nutriti di Cristo, prega di più, prega proprio rendendoti conto che sei un assetato di Cristo, perché Cristo ti può saziare veramente. Bene, sia lodato Gesù Cristo e questo ci aiuti appunto, cari amici, a sfruttare santamente le tentazioni per appunto immergerci più in Cristo, per far dissetare la nostra anima di Cristo. Bene, sia lodato Gesù Cristo.